al Teatro Cilea, conferenza stampa di presentazione del cartellone di quest'anno 2012-2013, dal 10 gennaio in scena Edoardo Tartaglia e Veronica Mazza con Questo bimbo a chi lo do. Ci fa piacere per tutti i nostri spettatori di Rotiv Italia sentire dalle vostre labbra, dalle vostre voci, il soggetto di questa commedia che è molto intensa e che comunque apre dei grossi spazi all'interrogazione di ciascuno di noi. Quella è la speranza, nel senso che anche Questo bimbo a chi lo do è un po' in linea con le commedie che l'hanno preceduto, quindi con La valigia sul letto, con Ci sta un francese, un inglese, un napoletano, con I fiori del latte. Cito questi titoli perché so che sono commedie entrate un po' nel cuore degli spettatori napoletani, non solo per i film che poi sono così hanno preso il posto della commedia sulle tavole del palcoscenico, perché ancora una volta ho provato a coniugare argomenti di grande attualità ed evidentemente non argomenti di grande divertimento, invece provare a coniugare questi argomenti seri con una formula che poi invece consentisse il più alto livello di divertimento del pubblico, cioè con una commedia molto divertente, addirittura con delle licenze che mi prendo per citare anche dei meccanismi di farsa. Quindi sicuramente lo spettacolo, ancora una volta lo posso dire perché fortunatamente ha già debuttato, quindi non è una speranza, è una certezza, è uno spettacolo che incontra l'enorme divertimento del pubblico, però ancora una volta ripeto, proviamo ad affrontare dei temi che divertenti in sé non sono. Nel caso specifico di Questo bimbo a chi lo do, l'argomento affrontato è quello della maternità surrogata, surrogazione di maternità, che i più conoscono con la locuzione utero in affitto. Cioè l'argomento che affrontiamo con questa commedia è l'utero in affitto, che sappiamo è una pratica di fecondazione assistita vietatissima in Italia, che è quella in cui si ricorre all'utero di un'altra donna per portare avanti la gravidanza di una coppia che non ha potuto avere i figli. Questo è, come dire, l'espediente tecnico-medico. Ovviamente che cosa è successo in questi anni inquietanti? Che questa pratica è diventata immediatamente abusata, sempre stiamo parlando dell'estero più che altro, per cui per esempio anche delle persone che non hanno tempo o voglia di portare avanti una gravidanza ricorrono a questa pratica, cioè affidare all'utero, al ventre di una donna altra una gravidanza che altrimenti potrebbero tranquillamente portare avanti. Quindi questo è lo spunto da cui siamo partiti, quindi non un'attenzione ad un problema medico che evidentemente necessita tutta la delicatezza e la sensibilità del caso, ma a un argomento così serio, così profondo come quello di una maternità affrontata con la superficialità dei nostri tempi. Cioè magari una starlet televisiva come nel nostro caso non ha tempo, non ha possibilità di una smagliatura, di 9 mesi di fermare una carriera in ascesa, allora dice ok, allora poiché il figlio mi serve perché l'immagine di una madre è sempre vincente, allora pigliamo qualcuno che se lo faccia per noi. In questa scelta evidentemente secondo me discutibile o in ogni caso inquietante, io ho ravvisato anche i germi per una trattazione dell'argomento comico, cioè una scelta per provare a far ridere, sorridere, ma certo perché no riflettere su un argomento che, lo ripeto, di per sé non è divertente. Questo ho provato con le altre commedie, con Ci sta un francese, con La valigia sul letto, con I fiori del latte, ed è una modalità che il pubblico ha molto apprezzato, ha apprezzato al cinema, l'ha apprezzato in teatro, e quindi ci ho provato ancora una volta e fortunatamente il grandissimo successo della scorsa stagione al Teatro delle Palme, al Teatro Diana e anche nelle varie province in cui siamo stati ci ha confortato. È una scelta che probabilmente ci premia, perché far ridere con intelligenza forse è qualcosa di cui il pubblico non smetterà mai di avere bisogno. Grande attenzione ai personaggi femminili, lo hai detto in conferenza stampa, la penna di Edoardo Tartaglia è una delle più attente alle donne. Sicuramente, insomma, in una tradizione di teatro molto maschile, ecco, con Edoardo Tartaglia c'è la possibilità che la nuova drammaturgia napoletana riesca anche a lasciare dei bellissimi personaggi femminili, che sto avendo l'onore e il piacere di interpretare da un po' di anni. Non è neanche un caso limite questo che in questa commedia Edoardo racconta, perché se pensiamo che Nicole Kidman ha
scelto, ha preferito avere un figlio, uno dei tanti suoi figli, con la surrogazione di maternità per rispettare dei contratti con case di produzione cinematografica, insomma in qualche modo denuncia che anche le donne non sono immuni da questa follia generalizzata, insomma, dei nostri tempi. E però le donne hanno di contro l'impossibilità di impazzire fino in fondo, le donne sono depositarie delle nascite, quindi sicuramente se un uomo come può essere il protagonista di Gomorra, no? Di cui stiamo leggendo in questi giorni, può perdere il senno perché l'apparire è più importante dell'essere, quindi partecipare a un reality gli sconvolge la vita, le donne devono ricordare che fare figli significa rimanere con i piedi a terra. Quindi una starlet televisiva che sceglie di non fare un figlio e lo affida a un'altra donna crea uno strano cortocircuito. Infatti alla fine di questa storia, che non sveliamo e speriamo che il pubblico venga a vedere, ad apprezzare, le due donne si rendono conto che la follia per le donne è bandita, perché poi c'è la realtà concreta, c'è un figlio che nasce, c'è la maternità che non consente fino in fondo di potersi permettere questo lusso. Io sono Margherita, che sceglie di fare questo figlio per tanti motivi, e uno di questi è anche l'apparire. L'idea di avere nella mia pancia il figlio di una che io stimo, di una starletta televisiva, è una delle motivazioni oltre i soldi, forse è più importante dei soldi. Questo fa parte della follia della mia personalità di donna di questi tempi. Quando arrivo ad una pancia con un bambino vero dentro, e allora questa follia si deve fermare. E quindi come attrice sono riuscita a provare delle strane sensazioni, come ragazzina mi sarei lasciata andare, come donna mi rendo conto che c'è un limite. Quindi questa è una storia dei nostri tempi, io mi permetto di dire anche qualcosa che ricordi la stranezza di Filomena Marturano, quindi è qualcosa che invito le donne a venire a vedere. Ecco, invitiamo. Questo ci si diverte moltissimo, perché questo ormai è imperante e quindi noi lo facciamo da anni anche molto bene, e anche in questa commedia lo assicuriamo. Io lo confermo, perché sono una vostra spettatrice, veramente una vostra fan, chiamiamola così, e voglio soltanto ricordare ai nostri spettatori di RTV Italia che questo Bimbo a chi lo do di Edoardo Tartaglia, con Veronica Mazza protagonista, è in scena al Teatro Scilea dal 10 gennaio. Quindi un invito, facciamo un invito a tutti i nostri spettatori giovani, la maggior parte sono giovani, del web. Giovani, noi siamo quelli della Valigia sul Letto, che è stata molto amata, ma molto molto amata. Questo film, questo spettacolo speriamo diventi un film, quindi a tutti i giovani venitevi a godere prima la versione teatrale, così quando vi sarete fatti un po' più grandi potete dire: ah, io quelli li ho visti anche a teatro. Grazie. Grazie a tutti.